Ciao a tutti! Oggi con questo video tutorial voglio esaudire un'altra delle vostre richieste della chilometrica lista, che ormai veramente è diventata chilometrica, ed è la realizzazione di questa girandola all'uncinetto. Questa girandola voi me l'avete chiesta sotto forma di presina, io però vi faccio la semplice girandola, poi se volete realizzare una presina vi basterà attaccare un gancettino in più in una delle foglie, in uno dei petali. Andiamo quindi subito a vedere cosa occorre e come si realizza la nostra girandola. Per la realizzazione della girandola io ho utilizzato dell'acrilico che non vi consiglio qualora voi vogliate realizzare la girandola per farne una presina, in quel caso utilizzate cotone o comunque dei materiali ignifughi perché prende fuoco l'acrilico molto facilmente, quindi se lo avvicinate magari a una fonte di calore, quindi a una fiamma accesa, rischiate che vi prenda fuoco la presina e non è il caso, quindi acrilico no se dovete realizzare la presina, se dovete realizzare qualsiasi altro progetto va benissimo anche l'acrilico. E io ne ho utilizzati pochi grammi per fare il centro e i profili delle foglie, dei petali e poi 45 grammi di acrilico color lilla per fare tutto il resto della girandola. Poi l'ho lavorata tutta con l'uncinetto numero 3,5. Ci occorre un paio di forbici e un ago da lana. Andiamo subito a vedere come si realizza la nostra simpaticissima girandola all'uncinetto. Allora, iniziamo con il filo per il centro, che vogliamo utilizzare per il centro, e andiamo a realizzare un anellino magico di 4 maglie basse. Quindi una, due, tre e quattro. E stringiamo l'anello tirando il filo e andiamo a realizzare nel giro successivo 4 aumenti, quindi in ognuna delle maglie sottostanti senza chiudere facciamo 2 maglie basse, quindi direttamente nella prima del giro successivo 2 3 e 4 5 e 6 e le ultime due nell'ultima 7 e 8. Facciamo la stessa cosa nel giro successivo, andiamo direttamente a lavorare una maglia bassa e un aumento, quindi una maglia bassa e nella maglia successiva un aumento. Una maglia bassa è un aumento che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 12 maglie basse. Nel giro successivo procediamo con la lavorazione di 2 maglie basse e un aumento. 2 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro, quindi per 4 volte, che terminerà con 16 maglie basse. Procediamo adesso a lavorare un giro concentrico di 16 aumenti. Al termine del giro ci ritroveremo nel nostro lavoro con 32 maglie basse. Una volta che abbiamo terminato il giro, facciamo una maglia bassissima, nella maglia successiva tagliamo e fermiamo. Poi con l'uncinetto passiamo dietro e portiamo verso la parte interna il filo di lavorazione ago da lana, andiamo a fare sparire all'interno dei punti lavorati. Un po' di punti, sfiliamo il filo all'interno, poi muoviamo il lavoro e facciamo sparire in questo modo il filo e così lo facciamo per tutti i fili di lavorazione. Prendiamo adesso il filato del colore successivo, entriamo in un punto qualsiasi e andiamo a realizzare 4 maglie basse. Nella prima entriamo prima con una catenella, poi rientriamo e facciamo una maglia bassa e procediamo con 2, 3 e 4. Adesso facciamo 27 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminate le 27 maglie. Entriamo nella maglia subito accanto all'ultima dalla quale abbiamo iniziato le catenelle, subito dopo, e chiudiamo con una maglia bassa. Ne facciamo ancora 3. Una, due e tre. E nuovamente 27 catenelle chiuse nella maglia successiva, sempre con una maglia bassa. Quindi praticamente dobbiamo avere poi alla fine 8 asole lunghe separate da 4 maglie basse. Chiudiamo il giro con le ultime 27 catenelle chiuse alla base, quindi nel punto in cui siamo partiti, con una maglia bassissima. Adesso andiamo a lavorare un giro completo di maglie basse. Noi ora ci ritroviamo con questi petali, tra virgolette, 8 petalini separati da 4 maglie basse
realizzate nella base circolare. Adesso dobbiamo andare a realizzare 4 maglie basse nella base, ovviamente, poi ricoprire ogni archettino, ogni petalo a maglie basse. Quindi iniziamo con le 4 maglie di base, le 4 maglie basse di base. Una, due, tre e quattro. E adesso marchiamo la prima, magari. Così. E ora andiamo a ricoprire la catenella, quindi abbiamo 27 maglie nella catenella, faremo 27 maglie basse nel petalino, una, due, tre, quattro, tutto intorno, poi lavoriamo le 4 maglie basse nella base, nuovamente petalino, base, petalino, sino ad arrivare al termine del giro. Una volta che abbiamo terminato, togliamo il marcapunti e cominciamo il giro successivo. Adesso andiamo a lavorare, ovviamente, 4 maglie basse nelle 4 maglie della base. Quindi una, la marchiamo. Due, tre e quattro. Adesso andiamo a lavorare 13 maglie basse. Una, due, tre, un aumento doppio, quindi nella prossima maglia lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3 maglie basse, e nuovamente 13 maglie basse, 1, 2, sino a 13, che ovviamente ci riporterà al termine del petalino, e procediamo così sino al termine del giro. Quindi 4 maglie basse nella base, 13 maglie basse nella prima parte del petalo, un aumento doppio, quindi 3 maglie basse nella maglia, diciamo, della punta del petalo, e altre 13 maglie basse. E procediamo così per tutto il giro. Procediamo con il giro successivo, nel quale andremo a fare sempre le 4 maglie di base a maglia bassa, quindi una e marchiamo, due, tre e 4. Poi andiamo a lavorare 14 maglie basse lateralmente, quindi nel petalo 1, 2, 3, sino a 14. Nella quindicesima maglia facciamo nuovamente un aumento doppio, quindi 3 maglie basse nella stessa maglia 1, 2 e 3. E procediamo con lavorare le altre 14 maglie dall'altra parte del petalo. 4 maglie nella base, 14 maglie nella prima parte del petalo, 3 maglie basse nella maglia centrale, 14 maglie nell'altra parte del petalo. E procediamo così sino al termine del giro. Procediamo con il giro successivo, nel quale andremo a realizzare 4 maglie basse sempre nella parte bassa della lavorazione, quindi nelle maglie della base. Marchiamo la prima e poi praticamente andiamo a fare la stessa identica cosa. Abbiamo lavorato prima 13 maglie, poi 14 maglie, adesso ne lavoriamo 15. Quindi lavoriamo 15 maglie nel petalo, nella prima parte del petalo, 2, 3, sino a 15. Nella maglia centrale ne lavoriamo nuovamente 3, quindi facciamo un altro aumento doppio. Una, due, tre. E poi procediamo a lavorarne altre 15 dall'altra parte del petalo. Una, due, tre, nuovamente sino a 15, 4 nella base, 15 nella prima parte del petalo, 3 nella punta, 15, e procediamo nello stesso modo per tutto il giro. Nel giro successivo andremo a realizzare sempre 4 maglie, a questo punto ne faremo 16, 16 maglie più un aumento doppio, 16 maglie, 4 maglie di base. E nuovamente per tutto il giro, poi 17, poi 18 e poi 19. Quando arriviamo a lavorare 19 maglie basse, 3 maglie nella maglia centrale e altre 19 maglie basse, più ovviamente le 4 maglie di base, ci fermiamo. Una volta che avremo terminato, andremo a togliere il marcapunti e ci fermiamo nella maglia successiva all'ultima, con una maglia bassissima. Tiriamo, tagliamo. Fermiamo il filo. Andiamo adesso a riprendere il filo con il quale abbiamo realizzato il centro. Entriamo nella
qui abbiamo la maglia centrale del petalo, questa la lasciamo da parte e la lavoriamo in un secondo tempo. Entriamo dalla seconda e facciamo inizialmente una catenella, poi rientriamo e facciamo una maglia bassa e ne facciamo ancora 11 di maglie basse, quindi 1, 2, 3, in totale sono 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Adesso prendiamo il petalo successivo, sempre dalla teniamo il filo dietro l'uncinetto e contiamo dalla punta verso il basso del petalo successivo, saltando il centro, nuovamente 12 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entriamo nella dodicesima. E andiamo a realizzare una maglia bassa. Tirate bene il filo in modo che si accostino i due petali e poi facciamo la prima di 12, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, nove, 10, 11 e 12. Nella maglia centrale, nella punta del petalo, facciamo sempre 3 maglie basse, così come abbiamo fatto fino adesso. Quindi 3 maglie basse nella punta, 12 maglie basse riprese lateralmente da un petalo. Una volta che abbiamo ripreso le 12 maglie basse, andiamo ad agganciarci al petalo successivo, sempre nella dodicesima maglia a partire dall'alto verso il basso. Quindi dodicesima maglia, ci agganciamo e realizziamo la bordura del petalo successivo e procediamo in questo modo sino ad aver completato tutto il giro. Andiamo a chiuderci nel primo petalo da dove siamo partite, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entriamo nella dodicesima e ci chiudiamo con una maglia bassa. 1, 2, e 12 e terminiamo con 3 catene con 3 maglie basse nella prima maglia 2 e 3, quella di centrale, e ci uniamo alla catenella iniziale con una maglia bassissima e così abbiamo chiuso il giro. Andiamo a terminare la nostra girandola facendo una riga di punto gambero, tiro, taglio, fermo, poi faccio sparire così come vi ho fatto vedere, riprendo il color lavanda, entro nella punta del petalino, faccio una catenella e poi vado a lavorare il mio giro di punto gambero. Quindi vado ad entrare nel punto indietro e faccio la mia maglia bassa al contrario. Punto indietro, maglia bassa, punto indietro. Per chi non conoscesse il punto gambero, va a guardare nel canale, ci sono tutti i punti base dell'uncinetto. E trovate anche spiegato molto bene con calma come si realizza il punto gambero e procedete col profilare tutta la vostra girandola a punto gambero. Per rendere più armoniosa l'unione tra i petali, non andiamo a lavorare il punto gambero su tutta la curva, altrimenti poi viene una brutta forma. Quindi andiamo a lavorare tutte le maglie sino alla penultima, quindi qui. E saltiamo direttamente, questa la lasciamo perdere, la prima del petalo successivo la lasciamo stare e andiamo direttamente sulla seconda, perché se lavorate tutti i punti poi si accavalla, i petali poi si accavallano e fa un brutto effetto, proprio, si sta proprio male. E quindi procedete così, lavorate tutti i punti sino al penultimo, l'ultimo di questo petalo, il primo del petalo successivo, li lasciate stare e andate a lavorare direttamente gli altri punti. Ed eccola qui terminata la nostra girandola, è veramente molto carina, però onestamente io ve la sconsiglio
come presina, perché non è maneggevole per niente. Se la vostra presina è semplicemente decorativa, allora sì, perché è molto carina e di molto effetto. Ma se la vostra presina non è prettamente decorativa, io onestamente questa per prenderci le pentole non la userei, perché è veramente molto molto scomoda. La potete realizzare con un materiale differente e ignifugo come un cotone bello spesso, oppure la corda, l'aiuta che vi ho fatto vedere nell'altro tutorial del posapentole, realizzando questo stesso progetto viene molto carina anche come posapentole. Potete utilizzarla come centro di un cuscino, applicarla ad una tela come quadro decorativo, oppure per esempio volete fare il coprifono, fate un pannello quadrato e l'applicate al centro, e magari poi appunto fate anche un paio di presine uguali per appunto fare la combine da cucina. Ovviamente, ripeto, le presine sempre decorative. Bene, a questo punto l'avrete capito, il nostro tutorial odierno è terminato. Io con questo spero veramente di aver accontentato le tantissime amiche che mi hanno chiesto la realizzazione di questo particolare progetto. Non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi come sempre dell'affetto e dell'amore che mi dimostrate ogni giorno di più. Vi aspetto tutti sul gruppo di Facebook, Gli Amici dell'Angolo di Chris. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial.